Fama ti precede. È ora di completare l'opera. Ho sentito che questo tizio è sbucato dal nulla e che nessuno ha le palle di sfidarlo, tranne noi. Ma dobbiamo formare un gruppo per lottare alla pari. Era ora che sistemassimo quei brutti ceffi. Io ci sto. Molto bene. Uno per i buoni. Forza, cerchiamo gli altri. Il bar è chiuso. Fuori! Era un templare. Parli dei cavalieri templari? Amico, sembra una storia di fantasmi. Invece sono reali. Ti credo sulla parola, amico. Bene, è stato un piacere. Se ti servisse una mano per qualsiasi cosa, conta su di me. Siamo l'esercito inglese, la più temuta, rispettata e ammirata schiera dell'intero pianeta. Alcuni di voi sono qui per scelta, altri no. A prescindere dalle circostanze del reclutamento, siete fratelli ora. E l'unico modo per sopravvivere è fidarsi gli uni degli altri. Un anello debole e un'intera squadra muore sul campo. Voglio che ci riflettiate per bene. Quello è uno dei responsabili. Recluta i ragazzini e li manda al fronte. Ora dobbiamo fermarlo. Qual è il piano? Ah, ucciderlo, poi scappare e liberare i ragazzi. È un buon piano, ma generico. Come ve la cavate col fucile? Centro la testa di un topo da un chilometro di distanza. 9 volte su 10. Niente male, copritemi da lassù. Thank you.
tutti voi, salirete su quella nave e inizierete un diverso tipo di addestramento. Intendo? Assassini vogliamo la pace e la libertà, mentre i Templari vogliono solo il controllo. Beh, io sono per la libertà, è sicuro. Se al vostro ordine serve un buon fucile, sto con voi. Stavamo proprio parlando del tuo operato. Pare che quei soldati ti stiano cercando. Ho attirato la loro attenzione. Questo rende tutto più difficile. L'uomo che cerchiamo si è nascosto, protetto dai soldati. Useremo le armi, allora. Impossibile, persino per un uomo come te. Ma ho un'altra e meno ovvia idea. Ti fingerai prigioniero e noi ti porteremo là per avere la taglia. Lungo il fiume.
cittadini. Ora vedrete cosa succede ai ribelli in questa zona di New York. Questi uomini hanno violato il coprifuoco. Hanno aggredito i soldati di Sua Maestà e cospirato contro l'autorità militare. Tale violazione delle regole, stabilite per proteggere gli abitanti di New York, verrà punita con la morte. Non vogliamo controllarvi, né opprimervi. Vogliamo solo proteggervi mentre altrove infuria la guerra. I cittadini di New York verranno protetti ad ogni costo, a prescindere dalle loro convinzioni. Questi tre uomini... Quell'uomo credeva di essere nel giusto. Già, come i suoi fratelli. Chi era in realtà? C'è un'organizzazione potente che vuole il controllo. Nient'altro. Lui ne faceva parte. Non mi sorprende. Non so chi tu sia, ma se avrai bisogno di me, sai dove trovarmi. Ora che venissi. Che fate ora? Ho preparato delle iniezioni. Sono molto efficaci nel prevenire la malattia. Già. Peccato che la gente sia così stupida, eh, Connor? Che cosa ti prende? Stanno arrivando. Siete pronto a combattere? Sempre. Dimmi dove andare e impedirò a chiunque di passare. Thank you.
Gli assassini da tempo si sono ramificati in tutto il mondo, comprese le colonie. L'uomo che hai ucciso era un templare. E io che pensavo che volessi solo aiutarmi. Devo dire, è un onore. Beh, se mai avrai bisogno di me, non esitare.